Il test d'ingresso a medicina si sta avvicinando e se pensi che questa possa essere la strada per il tuo futuro, magari questo video è fatto apposta per te. Ciao, io sono Francesco Damiano, sono un medico e oggi ti racconto la mia esperienza per cercare di darti qualche consiglio per superare il test nella maniera più agevole possibile. E come lo facciamo? Lo facciamo come i veri youtuber, ovvero con 10 punti che mi sono segnato qua sopra, altrimenti non me li ricordo tutti nell'ordine in cui l'ho scritti. Immagino che se stai guardando questo video certe informazioni tu le abbia già, ma comunque facciamo un piccolo resto. Mi sono concentrato sull'università statale e sull'università cattolica, che è l'università che ho frequentato io nei 6 anni di medicina. In particolare, il test all'università cattolica si terrà il 26 e il 27 luglio. Ci sono 300 posti disponibili e il test è costituito da 60 domande e risposta multipla divise rispettivamente in 35 di ragionamento logico-matematico, 15 di cultura scientifica, 5 di biologia, di fisica e di chimica, per un totale di 15, 3 domande di cultura generale, 2 di conoscenza della lingua inglese e 5 domande di cultura religiosa. 60 minuti, un minuto a domanda, ti garantisco che è più che sufficiente, un punto per ogni risposta corretta, meno 0,25 per ogni risposta sbagliata. Di contro, il test per l'università pubblica si terrà il 3 settembre e anche questo è costituito da 60 domande e risposta multipla, con gli stessi criteri di punteggio che ti ho appena raccontato, ma le domande sono divise in 12 di cultura generale, 10 di logica, 18 di biologia, 12 di chimica e 8 di fisica e matematica. Partiamo con i 10 punti. Punto primo, non farti spaventare dai numeri. I numeri sono numeri, quello che è importante è l'interpretazione che c'è dietro i numeri. Nel senso, ogni tanto si legge sui vari post di Facebook, giornali e quant'altro che hanno provato in 13.000, in 14.000 il test di medicina presso l'Università Cattolica. Ti garantisco che di quelle 13.000 persone, migliaia e migliaia lo provano così, per sfizio, per tentare di fare il test, perché il pensiero comune è quello di dire la parte difficile è quella di entrare in medicina. Da lì è tutto in discesa e la laurea è assicurata. Ti garantisco che ogni volta che escono fuori le classifiche ci sono 1000-2000 posti di gente che ha totalizzato 3 punti, 4 punti, c'è gente che va pure in negativo, quindi non farti spaventare dai numeri. Le persone che vogliono fare medicina sono poche, sono molto di meno di quelle 13.000 che tu leggi, le persone che vogliono fare medicina e hanno deciso di studiare per questo sono ancora di meno, le persone che vogliono fare medicina hanno deciso di studiare per questo e si sono impegnate nei mesi precedenti il test, ti garantisco che sono ancora di meno, quindi non ti far impressionare dalla concorrenza che è molto meno di quello che appare. Titolo di studio, non è importante il liceo, la scuola che tu abbia fatto, ma certamente avere un background scientifico ti dà un vantaggio in più. Avere delle conoscenze minime di biologia, di chimica, di fisica e di matematica ti può dare quella sicurezza iniziale per affrontare il test un pochino più a cuor leggero e ti permette insomma di dover semplicemente rispolverare determinati concetti e non doverli studiare da capo da zero. Vuol dire che quindi entra solo chi ha fatto il liceo scientifico? Assolutamente no, ti garantisco che la percentuale era equamente divisa tra scientifico e classico e personalmente conosco anche persone che hanno fatto l'artistico, quindi non lasciarti intimorire da quello che è il tuo titolo di studio. Se vuoi perseguire quella strada, comincia a studiare, non ti preoccupare. Tempo, di quanto tempo si ha bisogno per preparare in maniera corretta il test d'ingresso a medicina? Questo video uscirà a fine giugno, cioè circa un mese di tempo per l'ingresso alla Cattolica e circa 2 mesi prima del test d'ingresso verso l'università pubblica. È un tempo più che sufficiente, soprattutto per la statale. Devi impegnarti ovviamente un pochino di più rispetto a coloro i quali che hanno magari cominciato a studiare molto prima di te, ma ti garantisco che quando mi diplomai io i test furono ad agosto e quindi in un mesetto di tempo sacrificato, perché comunque c'è stato bisogno dello studio, sono entrato e non ho avuto problemi. Quanto tempo devi studiare? Non lo so, dipende da te, dipende dalla tua volontà e dipende dalla qualità dello studio. Il consiglio che ti posso dare è quello di dividere lo studio tra prova teorica e prova pratica. Non fare delle lunghe sessioni di teoria e lunghe sessioni di pratica, questo è un consiglio che è valso per me, perché rischi di annoiarti e di non apportare qualità allo studio. Quindi magari studia la teoria la mattina e il pomeriggio fai solo quiz, fai blocchi di 2 ore di teoria e 2 ore di pratica. La pratica è quasi un divertimento, è come fare la settimana enigmistica, quindi serve a spezzarti e anche a darti quella serenità nel momento in cui inizierai a vedere che le cose le sai. 4. Dove studiare? Esistono libri e manuali di tutti i tipi, il primo che mi viene in mente è il corso Alfa Test, quello che ho frequentato io. Se non sai quale libro acquistare, acquistane uno, l'uno vale l'altro, ti garantisco che se uno fosse migliore di un altro in termini di risultati di ingresso a medicina, il concorrente
probabilmente non esisterebbe. Comincia a studiare dal manuale teorico e poi fai la pratica. Il corso Alpha Test, quindi investire qualche migliaio di euro, se non sbaglio, per una formazione che dura circa un mesetto, può valerne la pena? Personalmente la mia esperienza credo di no. Non mi ha garantito nulla di più di quello che non avessi appreso dal manuale teorico, studiando per i fatti miei. Mi ha dato qualche piccolo consiglio, ma se non sbaglio nel 2011, quando lo frequentai io, costava 1300 euro e con tutta onestà non vale quei soldi. Certo è che se non sei una persona motivata e volitiva, avere l'impegno di andare tutti i giorni dalle 8 alle 18 nel posto dove si tiene il corso ti può dare una grande mano per restare concentrato sul tuo obiettivo. 5. Cosa studiare? Su cosa concentrarti? Abbiamo visto che la gran parte delle domande per il test alla Cattolica, il 35 su 60, sono domande di logica. Alla Pubblica circa 10 domande su 60. Ti consiglio di concentrarti su queste. Sono il blocco principale delle domande a cui dovrai rispondere. Per quello onestamente non c'è da studiare, si tratta semplicemente di farli. Sono quasi divertenti, quasi un pochino come fare la settimana enigmistica. Ti sembreranno tanti, di diverso tipo, ma ti garantisco che il ragionamento che c'è alla base è più o meno quasi lo stesso. Ci sono ovviamente diverse forme, ma una volta che hai imparato i diversi tipi di esercizi e il ragionamento che richiedono, gli esercizi poi sono quasi tutti uguali. Mi viene in mente quello delle rotelle che girano in un senso o in un altro e tu devi indovinare quale sarà l'ultima rotella, in che senso girerà l'ultima rotella. Lì non c'è troppo da pensare, una volta che hai capito il meccanismo si tratta di applicarlo volta per volta nella situazione specifica. Un consiglio su quelle che saranno le prove di analisi del testo, che mi è servito veramente tanto per sfoltire i tempi di esecuzione di determinate domande, è stato quello di leggere prima le domande e poi procedere a leggere il testo a cui le domande fanno riferimento. Questo è molto utile perché nel momento in cui sai già che cosa ti verrà chiesto, leggere il testo ti dirà volta per volta la risposta che stavi cercando. Cultura generale. Parecchie domande del test alla Pubblica sono sulla cultura generale. Ha senso mettersi a studiare cultura generale? Assolutamente no. Se è qualcosa che hai costruito nel corso degli anni avrai un vantaggio. Se non hai determinate conoscenze che ti garantisco non si può sapere tutto, non ha senso andarsi a fare la parte dell'alfa test sulla cultura generale. Vale la pena concentrarsi su altre cose. Altre cose quali? Le materie scientifiche, biologia, chimica, fisica e matematica. In particolare non tutte con lo stesso peso. Queste infatti sono circa 15 domande, biologia, chimica e fisica per il test alla Cattolica, e biologia e chimica da sole fanno 30 domande, quindi il 50% del test alla Pubblica. Ti consiglio di concentrarti su biologia e chimica. Lascia un pochino più da parte fisica e matematica perché sono circa 5-8 domande a seconda del test che andrai a provare e non vale la pena impegnare gran parte del tempo. Ovviamente se ce l'hai vale sempre la pena, ma ti ripeto, se sei un attimino stretto con i tempi non vale la pena dedicare gran parte dello studio quotidiano a due materie che sono molto corpose, molto impegnative, nella speranza che escano quelle domande, e queste domande seppure escano sono 5 o 8 su 60. Dedicati quindi a biologia e chimica, che oltretutto ti serviranno e ti serviranno tanto nel momento in cui frequenterai i primi esami all'università. 6. Fai prima quello che sai fare. Hai a disposizione 60-90 secondi a seconda del test. Non ha senso bloccarsi su una domanda, ma sfoltisci prima subito tutto quello che sai. Questo ti dà diversi tipi di vantaggi. Il primo è emotivo. Arrivare dopo 10 minuti, un quarto d'ora, che hai già risposto a, non lo so, 30 domande su 60, ti dà quella serenità di dire ho 45 minuti perché 30 punti già li ho fatti. Seconda cosa, questo ti permette di fare un pochino di strategia, ovvero in base ai punteggi dell'università dove cercherai di entrare, puoi fare un pochino di strategia per cercare di capire di quanti punti hai ancora bisogno per entrare. Ad esempio, non lo so, Roma Tor Vergata ci volevano 41,5 punti per entrare l'anno scorso. Vien da sé che nel momento in cui tu hai la certezza di aver risposto a 30 domande, sai che su quelle 30 domande dovrai accettare un rischio che ti permetta di fare un punteggio intorno agli 11-12. Non ti metterai a rischiare per fare 55 punti con il rischio di dare risposte sbagliate che ti toglieranno anche punti. Ed
In particolare, una piccola chicca che mi sento di darti è il punto 7, che è la strategia del buttarsi. Quando vale la pena buttarsi su una domanda a cui non sai rispondere? Buttati quando sei indeciso o indecisa tra due, massimo quando sei indeciso o indecisa tra tre risposte. Il motivo è molto semplice, è di tipo matematico. Immagina a questo punto di aver risposto a 30 domande in maniera ragionevolmente, sei sicuro di aver risposto a 30 domande in maniera corretta, te ne restano altre 30. Se sei indeciso tra 3, banalmente la possibilità di beccare quella giusta è di 1 su 3. Quindi avrai fatto 10 risposte corrette, 10 punti, e 20 risposte sbagliate. Considerato che per ogni 4 risposte sbagliate ti viene tolto un punto, avrai 10 punti dalle risposte corrette e 5 per 4, 20, 5 punti tolti per le 20 risposte che hai sbagliato, semplicemente per una mera questione statistica, ovvero quella di lanciarla a caso tra 3. Avrai fatto quindi 10 punti meno 5, 5, 30 le avevi già risposte e avrai fatto 35 punti. Può esserti utile a seconda della scuola dove stai tentando di entrare, magari 35 punti sono più che sufficienti e a quel punto varrà la pena tentare di rispondere a casaccio se sei indeciso tra tre risposte. Molto meglio è se sei indeciso semplicemente tra due opzioni. In questo caso il calcolo è molto più semplice. 30 punti già li hai fatti con il metodo che ti ho raccontato prima. A questo punto hai altre 30 domande a disposizione. Il 50%, la possibilità di beccarle a casaccio è il 50%, quindi 15 punti li avrai già fatti. Il calcolo però a questo punto si fa sulle risposte sbagliate. 15 risposte sbagliate sono 3,75, che dovrei togliere alle 15 risposte corrette che hai dato. 15 meno 3,75 fa 11,25, che sommato ai 30 punti che avevi fatto prima ti garantisce un punteggio di 41,25, che è comunque un punteggio molto migliore dei 35 di prima. 8. Non colpevolizzarti, non puoi sapere tutto, non puoi andare preparato al 100% per il test d'ingresso a medicina, non puoi sapere tutta la biologia, tutta la chimica, il piano inclinato in tutte le sue declinazioni, è assolutamente normale. Non farti una colpa per questo, l'aspetto emotivo è molto importante nel momento in cui proverai il test d'ingresso a medicina. Ti garantisco che questa sensazione la proverai anche quando farai gli esami all'università e ti garantisco che anche lì pensare di sapere tutta la medicina, tutta la cardiologia il giorno dell'esame di cardiologia è follia, perché ci sono persone che studiano la materia per 40 anni e dopo 40 anni ci sono ancora cose che non sanno. Quindi stai sereno, il test si supera tranquillamente se non sai tutto il malloppone dell'alfa test che hai dovuto studiare. 9. Non studiare 48 ore prima, serve solo a darti l'ansia di non sapere tutto quello che ti hanno detto che dovresti sapere per fare il test d'ingresso a medicina. Andare all'esame in maniera serena e tranquilla è fondamentale come aver studiato. 10. Non c'era 10, però non potevo chiudere una classifica con 9, e quindi hai finito il test, sei uscito fuori, esci e vai a divertirti, non pensare, non rimuginare, non serve a nulla. Il test è finito, il mese, i 15 giorni che serviranno per l'uscita delle graduatorie, passali a divertirti, perché ti garantisco che qualora dovessi entrare in medicina, il tempo libero, la serenità e tutta la spensieratezza che accompagnano gli anni del liceo, l'estate a cavallo tra la fine del liceo e l'inizio dell'università, puoi un attimino metterli da parte, puoi un attimino iniziare a pensare di dover fare qualche sacrificio in più rispetto ai tempi del liceo. Questo video è finito, vi metto da parte il tablet, io ti ringrazio per aver guardato questo video, se pensi che certi contenuti possano essere di valore ti invito ad iscriverti, a mettere mi piace e ti consiglio anche di andare a guardare qualche altro video che ho caricato su questo canale, qualcuno un po' più sereno, qualcuno un po' meno. Che dire, ci vediamo al prossimo video.